Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Eccoci qua nella mia postazione in cucina. Scusate per la voce, ma sono un pochino raffreddata. Allora, oggi andremo a preparare le palline di pandoro. Allora, come prima cosa mi giro di qua perché vi faccio vedere che sto facendo sciogliere a bagnomaria 150 g di cioccolata fondente. Quindi poi rispostandoci di qua, allora gli occorrenti sono, io utilizzerò questi due pandori che sono piccini, ovviamente se avete quello più grande, insomma potete usare anche quello più grande e ovviamente poi raddoppiare le dosi. Allora, quindi questi sono più o meno, aspettate che ve lo dico. Allora, 80 e 80, quindi 160 grammi di pandoro, però vi ripeto, è facoltativo perché poi a seconda di quanta quantità avete a casa, poi vi regolate. Non ci occorre niente di particolare in questa ricetta perché è veramente molto semplice. Poi il caffè, la Nutella, e il cocco, la granella di pistacchio e il ribes per decorare sopra. Allora, non dobbiamo far altro che ovviamente fare a pezzettini il nostro pandoro. Andare ad aggiungere, io ho fatto più o meno metà caffè, però non so se sarà veramente troppo questo, però insomma adesso poi ci regoliamo ricetta facendo. Quindi una volta che io andrò a mettere il caffè qui dentro, ci aggiungerò anche penso due o tre di queste perché non ho il barattolo a casa, e poi formeremo ovviamente delle palline dove poi andremo a ricoprire con la nostra cioccolata che sto squagliando a bagnomaria. Diciamo ecco che il tempo di riposo è veramente poco, tra virgolette, fino a che non si solidifica insomma la cioccolata. E niente, comunque adesso ci vediamo per il procedimento e io vi mando un bacione a tutti, ringrazio a tutti quelli che mi seguono, i nuovi iscritti, mi raccomando se vi fa piacere lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!